Buongiorno, martedì, quarto giorno di mare. Ieri non ho vloggato, ho preso un giorno di pausa, infatti mi sono ustionata. Cioè, ieri è stato veramente il primo giorno che c'era propriamente sole e guardate qua, cioè. Sempre, va sempre così, però ancora non mi è uscito l'eritema, meno male. Oggi non so come fare, in spiaggia mi metterò crema, andrò in giro bianca praticamente, di crema. E niente, quindi ieri è stato il primo veramente proprio giorno di sole. Abbiamo gonfiato il gommoncino di Raul ieri pomeriggio e l'abbiamo portato a fare il bagno nel gommone. Infatti oggi, non so se stamattina o pomeriggio, magari quando facciamo il bagno vi faccio vedere Raul nel canottino. Poi che altro è successo ieri di saliente? Ho fatto le due ancora perché sono uscita ancora con amici. Sono andata prima al mercato perché c'era il mercato serale, infatti c'ho qua delle cose che ho comprato, vi faccio un mini haul, faccio vedere che cosa ho comprato al mercato. E poi dopo mi sono vista con amici, siamo stati in paese, quindi niente di che, ci siamo bevuti una roba, ma abbiamo tirato le due, a ridere, a parlare. E non sono più abituata. Cioè, sto facendo tutti i giorni le 2, la 1 e mezza, quell'orario lì. Io di solito a casa alle 10 e mezza, 11 vado a letto se non è il weekend. Quindi stamattina sono assonnata, sono accaldata perché il sole comincia a buttare fuori. E niente, quindi io di solito poi al mattino faccio la passeggiata sulla spiaggia e niente, speriamo di non ustionarmi ulteriormente. Devo cercare di mettermi bene la crema, soprattutto qua, décolleté e spalle. E niente, adesso Raulino, sono già venuti a prenderlo i miei perché sono le 9, loro hanno già fatto colazione, stanno andando in spiaggia. Io mi devo preparare per andare a fare colazione. Stamattina penso di mangiare i pancakes perché c'è anche la stazione, il posto dove ti fanno i pancakes in hotel. E quindi penso di mangiarmi i pancakes al posto della solita brioche. Sul bere, io sono un po' incasinata sul bere perché io di solito a casa mi bevo il bicchierone di acqua e limone al mattino e qui non c'è la possibilità, cioè c'è la possibilità di bere acqua con dentro le fettine di limone, però vabbè, non è la stessa cosa che la spremuta. E di solito prendo il latte cacao perché comunque io ho il cappuccio. Mi sembra che c'è la macchinetta che fa il cappuccio, però non è decaffeinato. Quindi, cioè, devo capire come fare per bere il cappuccio, se farmi un caffè decaffeinato e poi dopo schiacciare il bottone del latte. Boh, non lo so. Comunque, fatto sta che vado in crisi per il bere al mattino, alla colazione. Perché mi sono stufata di bere latte e cacao, sinceramente. Da bere di succhi c'è l'ace che non è che mi piaccia molto, poi c'è ananas e zenzero. Anche lo zenzero, non lo so, ogni tanto mi fa venire l'acidità di stomaco. E quindi vado in menata per il bere. Dai, vi faccio vedere subito che cosa ho preso al mercato. Ieri giusto due cosine mi sono presa per me. Allora, ho preso questa borsettina carina, pochettina di paillette, quella con le paillette che si girano, nera con tutte queste paillettine, 4 euro, cioè. Tra l'altro mi serviva perché io mi sono portata per la vacanza tutte borse a tracolla e ogni tanto, per esempio con il vestito, con l'outfit che vi ho fatto vedere nello scorso vlog, vestitino nero e kimono. Non è che ci stava propriamente bene la borsetta così a tracolla, no? Alla fine io l'ho tenuta così. Però volevo appunto qualcosa da tenere a mano, no? Di più classico per la sera. Passeggiate, ve la sentite proprio così con la borsina a mano, il vestitino, no? E quindi niente, ero in giro a cercare una borsettina così, non la trovavo e ieri sera al mercato l'ho trovata. Tra l'altro gli ho chiesto alla tizia, se la tizia dal banchetto, se mi faceva provare se ci stava dentro portafogli e telefono, perché è la cosa indispensabile che mi serve da portarmi in giro alla sera. Portafogli, telefono e tessera della camera. Stop.
E quindi lei mi ha detto sì, però ho detto questa è pazza. Allora ho fatto la prova perché ho detto inutile che mi compro una cosa del genere che poi non mi ci sta dentro niente. Invece mi ci stava bene sia portafogli che telefono, ho detto beh la prendo 4 euro, chi se ne no. Poi mi sono presa un paio di pantaloni come quelli che vi avevo fatto vedere negli indispensabili per l'estate, sapete, quelli lunghi così di cotone, stretchy con il finto laccetto qua davanti, le taschine e questi li ho pagati 6 euro, una cavolata. Da me si pagano 5 in realtà al mercato da me, però vabbè, questi sono veramente carini. C'erano un sacco di stampe, c'era così anche in giallo, solo che non c'era la taglia. E niente, quindi ho ripiegato un po' su questo colore che secondo me comunque mi sta bene con i miei capelli e il tono di pelle, magari sia con una canottierina bianca, sia con una canottierina nera, cioè monocolore di sopra, ci sta. Così finisco di farmi la stagione estiva anche con questi e magari mi durano anche un po' per l'anno prossimo, visto che io a casa metto sempre, per uscire, metto sempre cose del genere. E poi ho preso delle cose per il camera dad, ho preso due cinture per il camera dad. A lui piacciono queste cinture qua fatte così, che sono tipo elastiche. La fibbia è così e anche c'è un pezzettino tipo di ecopelle in fondo e quindi gliel'ho presa blu scuro e nera. Bene, adesso ci muoviamo e andiamo a fare colazione. Eccoci qua alla colazione, ormai c'ho il posto fisso in terrazza per mangiare. Non c'è nessuno, ci sono solo io, tutti mangiano dentro, però a me piace mangiare fuori, non ho il Green Pass. Va bene, allora stamattina come vi dicevo prima ho preso i mini pancakes con la Nutella, poi ho preso del prosciutto cotto per il mio bambino, me ne hanno dato un po' troppo, magari me ne mangerò una fetta che lo metterò qua dentro nella sua cosa dei croccantini della spiaggia. Alla fine ho preso ancora latte cacao perché ero troppo indecisa e ho preso anche delle fette biscottate da dare agli uccellini in spiaggia perché vengono gli uccellini e quindi è così, è carino. Adesso stiamo un pochino insieme a colazione e poi andiamo in spiaggia. Eccomi qua a colazione. Oggi colazione in terrazza con il sole. Allora, metto via subito il prosciuttino cotto di Raul e porto la colazione in spiaggia. Che mamma che sono, eh? Allora, me ne hanno dato un po' troppo. Allora, metto via questo. Non so se si può fare questa cosa, ma io la faccio. Quindi faccio una fetta e mezza perché... Ok, il mio bambino è sistemato, questo me lo mangio io. Buono. Questo lo metto io. Anche le fette biscottate per gli uccellini. Un po' di latte. Oggi c'è già un sole pazzesco, sono le 9:30. C'è già un sole, forse è per quello che tutti mangiano dentro, perché c'è sole, però vabbè, ci sta. È così bello mangiare fuori, no? Beh, se guardi di là vedi pure il mare. Non ho la forchetta per i pancakes, bene. Vabbè, mangerò con le mani, tanto ormai non ci scandalizziamo. Oggi il mare è calmissimo. Sarebbe anche bello andare in sup. Però sono stanca. Già stanca. Che buoni che sono. Non li avevo ancora presi perché c'è un sacco di fila da fare per tutte le bambine. C'erano tutte le bambine in fila per i pancakes e io. Non ve l'ho mai fatto vedere, ma quando arriviamo al pranzo c'è sempre un'insalatina che mi aspetta prima del primo, insomma. E oggi hanno portato anche queste patate che devo essere tipo un piatto tedesco, comunque internazionale. Sono patate, credo, con della salsa di maionese e qualcos'altro. Penso che ci sia anche dell'aceto dentro, ma sinceramente sono buonissime.
Sono arrivati i primi, tre primi diversi per tutti. Io ho la pasta alla carrettiera che non mi ricordo già più cosa c'è dentro. Dovrebbe esserci salsiccia, peperoncino e pomodorini. Si vede un pomodorino piccolino. Poi abbiamo preso anche una pasta al ragù e una pasta alla boscaiola con funghi e salsiccia. Buon appetito! Stiamo aspettando il secondo ed è arrivato un bel piattino di cozze in guazzetto che saranno tutte mie perché nessun altro se le mangia. A volte penso di essere stata scambiata nella culla. Comunque la pasta di prima era con noci, pesto, basilico e peperoncino, non c'era la salsiccia, non so. Comincio a non ricordarmi più quello che ordino. E poi di secondo è arrivata la frittatina con salsicce e cipolle per tutti. Eccomi qui con l'outfit della serata. Stasera l'hotel ha organizzato una pericena in piscina, dovrebbe esserci musica, non so se è musica dal vivo. Di solito quando fanno queste serate così un po' romagnole vengono anche i ballerini a ballare. Non so se ci sia solo musica o se vengano anche i ballerini, comunque nel caso vengono i ballerini o c'è musica, spero di potervi far vedere se non c'è troppa gente e non mi vergogno. Comunque vi faccio vedere questo outfit, che è un outfit un po' rischioso perché è completamente trasparente, è un vestito kimono. Ok, vi faccio vedere un po'. Ok, è così. Infatti ha le maniche così a kimono. Ha questi bottoncini dorati e la cinturina. Ci ho fatto questo nodo perché io non... Ok. Poi ho dovuto per forza metterci sotto dei pantaloncini, infatti si vedono, dei pantaloncini bianchi ci ho messo per vari motivi. Uno, perché il vestito è completamente trasparente, non volevo far vedere le mutande. Due, per la questione del sovrappeso, quando cammino mi sfregano le gambe e mi viene l'irritazione, quindi ho messo sotto questi pantaloncini sempre bianchi per evitare che mi venga l'irritazione qua e poi mi rovini la vacanza. E poi perché comunque prima, quando ho fatto la prova a sedermi, questo spacco qui davanti si apre abbastanza e ho paura che mi si vedano le mutande e non mi va proprio. E quindi niente, quindi ho dovuto fare per forza così. Si vede anche il reggiseno d'altronde. E niente, mi piaceva il vestito però, quindi ho voluto prenderlo lo stesso, anche se è un po' un azzardo, perché comunque il taglio è molto bello, credo che mi stia anche abbastanza bene. Peccato appunto per questa storia che sia completamente trasparente. E niente, quindi ho dovuto per forza fare così. Vi faccio vedere i gioielli abbinati. Allora, qui ho messo sulla mano destra, ho messo uno smeraldino, radice di smeraldo montato in argento, pietra rotonda, mentre su questa mano, un po' più appropriato all'outfit, è un anello con madreperla bianca. Questo me l'ha regalato il camera dad, troppo carino. E niente, adesso vi faccio vedere anche le scarpe. Io sono in ritardo perché in teoria l'evento doveva iniziare alle 6:30, sono le 7:15. E niente, scendo e vediamo. Ok, le scarpine sono queste, sono sandaletti alla schiava bassi, di pelle. Questi sono vecchissimi, sono veramente, la suola è abbastanza consumata, ma non li voglio buttare via perché mi piacciono tantissimo. Scendo alla pericena, spero di riuscire a farvi vedere qualcosa perché, cioè, è carino, molto caratteristico. Se non c'è troppa gente, al massimo vi faccio vedere come al solito il piatto delle cose che mi sono fatta. Niente, vi faccio vedere da fuori perché dentro c'è un casino pazzesco, quindi c'è l'aria del rinfresco. Lui è un figo pazzesco, adesso ve lo faccio vedere. Per il momento ho iniziato a prendere queste cose, olive ascolane che mi piacciono tantissimo, penso che siano crocchette di patate, piadina, pizzetta, spiedino di mozzarellina e
drink analcolico. Analcolico per tutti perché c'era la sangria e non mi piace. Qui il buffet continua e ho preso pasta con le vongole, spiedini di gamberi gratinati e peperoni al forno gratinati. Stasera siamo a Cesenatico Porto. Qui c'è il canale, c'è anche una barca tipo quella dei pirati. E cioè, guardate questo fico d'India che cos'è, bellissimo. Con i fiori. Stasera passo la serata qui a Cesenatico. Una panoramica del porto. Cioè, questa nave è spettacolare, ma ce ne sono tantissime. Abbiamo fatto un giretto qua e abbiamo deciso di andare a bere qualcosa in quel posto lì che si chiama Mapico, credo. Bellissimo, qua c'è il canale, siamo proprio sul porto. Guardate che carino che è con le lucine. Speriamo che ci diano un posticino sotto le lucine. Bellissimo. Buona serata a me. Ci siamo spostati in centro Cesenatico e indovinate dove sto andando? Lì sulla ruota. Adesso vado sulla ruota e poi vi faccio vedere tutto il panorama, se si vede qualcosa, però penso di sì, con le luci penso che si veda. E poi c'è anche un mercatino nella piazza lì dove c'è la ruota, magari faccio un giro pure lì. Troppo bella la ruota di Cesenatico e lì c'è il Grand Hotel di Cesenatico dove hanno fatto Summer Time e anche sulla ruota manca solo Ale Alba e io sto per salire lì. Stiamo salendo. Qui si vede il mare, la spiaggia. Ecco il Grand Hotel. La piazza con il mercatino. Il grattacielo di Cesenatico. Non siamo ancora in cima. Penso che in cima si fermi. Almeno per un attimo. Di là c'è sempre mare. Però si vede abbastanza bene. In lontananza si vedono le piattaforme. Con le luci. Adesso siamo in alto. L'entroterra, la piazza, siamo fermi. Faccio la panoramica da fermi e poi il secondo giro me lo godo tutto per me.